Ringrazio tutti quelli che sono venuti oggi pomeriggio. Oggi si parla di come attivare la democrazia in Italia e il nostro ospite, Samuele Nannoni, tesoriere di Politici per Caso, che è un'organizzazione in cui sono presenti degli attivisti come Marco Cappato o Luca Mercalli, che è un climatologo, e Giulia Innocenzi, che è una giornalista. Diciamo che la sua associazione, che è Prossima Democrazia, cosa si prefigge? Si prefigge di migliorare quella partecipazione politica che in Italia ormai non è più come quella di 30 anni fa, 40 anni fa. Basta vedere dei sondaggi, sondaggio Tecne, che dice che praticamente l'83% della popolazione non si rappresenta più, non viene più rappresentata dalla politica in generale, e soprattutto è diventata sempre più una cosa elitaria. Cioè, basta vedere che chi non ha reddito, chi ha reddito basso, vota con una percentuale del 28%, è una cosa allarmante, e piano piano andrà sempre peggio. Quindi lo strumento, e soprattutto aiuterà proprio la partecipazione politica. L'ha fatto Macron in Francia, lo fanno dappertutto in Europa. Quindi passo il microfono a Samuele, che sicuramente saprà spiegare meglio di me cosa è l'Assemblea dei cittadini. Grazie. Grazie, grazie a tutti dell'invito, mi fa molto piacere. Allora, sì, lui ha dato un quadro che più o meno conosciamo tutti su qual è lo stato della crisi della democrazia e della politica nel nostro paese, anche se non soltanto nel nostro paese, verrebbe da dire nell'Occidente in generale. Diciamo che mi piacerebbe cominciare così, con questa riflessione. L'assetto che ha la nostra democrazia, i nostri sistemi democratici, che si fonda su, ma banalmente la prima cosa che ci viene in mente a tutti, degli organi eletti, no? Quindi c'è un Parlamento, c'è un governo, eccetera, eccetera, non mi dilungo. È un assetto che ha circa tra i 300 e i 400 anni. Chi l'ha pensato? I grandi padri, Rousseau, Montesquieu, no? Questi grandi nomi hanno vissuto tra i 300 e i 400 anni fa. Questo sistema è inalterato da 300-400 anni. Bene. La democrazia è intesa, tutti noi la intendiamo, come il miglior modo di governare una società, no? Appunto, di governare e di tenere unita una società, e se non il migliore, il meno peggio, come diceva Winston Churchill. La domanda sorge spontanea. 300 anni fa, 400 anni fa, la società era come quella di oggi? No, ovviamente, no? Quindi è evoluta ed evolve a un ritmo incessante. Mentre il sistema che la governa, no, è rimasto per lo più, grosso modo, fermo a 300-400 anni fa. E quindi la domanda che viene spontanea è: può il sistema che governa la società non andare al passo con la società? Forse è proprio qui che c'è il problema che oggi vediamo, di questa disaffezione, problema atavico ovviamente, poi ce ne sono tanti altri, anche più, che hanno a che fare con la realtà politica di ogni singola comunità. Lui parlava di 30-40 anni, perché qui in Italia 30-40 anni fa più o meno, no, è finita un'era dei partiti, delle grandi ideologie, il crollo del muro, eccetera. Però questo, io parlo di un problema che sta più alla radice. Benissimo. Probabilmente la società è evoluta. Anche la nostra percezione come uomini, no, evoluti, che facciamo grandi cose, se si parla di democrazia, di partecipazione alla democrazia, che cos'è che sostanzialmente ci viene richiesto di fare? Ogni 5 anni, ogni 4 anni, a volte in alcuni stati, andare a mettere una X su un simbolo. Rifletteteci un attimo, no? Questo atto, non so, non è un po' poco, mi viene da dire, lancio un po' una provocazione, cioè per com'è l'uomo. Per come siamo noi, anche l'essere umano evoluto nel 2022, è sufficiente? La risposta non mia, ma la risposta che è un po' sotto gli occhi di tutti è che evidentemente no, non è sufficiente. Cioè, c'è bisogno di un qualcosa di più, si sente questa necessità, solamente si fa difficoltà probabilmente a esprimere, a trovare i canali giusti, no? Quindi c'è bisogno di incrementare che cosa? La partecipazione. La partecipazione. Esistono i cosiddetti istituti di partecipazione, no? Si parla di democrazia partecipativa, si parla di democrazia diretta, ci sono strumenti più o meno noti, il referendum è molto conosciuto, la petizione conosciuta meno, tanta gente non sa neanche cosa sia, e poi che cosa c'è? C'è il dibattito pubblico, ci sono i bilanci partecipativi,
Bene, c'è un altro strumento di democrazia partecipativa, molto meno noto soprattutto qua, che però, diciamo, si sta diffondendo largamente in Occidente, soprattutto, che appunto, come diceva lui, ha questo nome semplice, Assemblea dei cittadini. Dice, vabbè, nome è appunto molto semplice, vuol dire tutto e non vuol dire niente, è vero. Infatti la letteratura gli dà anche un altro nome, più difficile ma più esemplificativo, mini pubblico deliberativo. Benissimo, analizziamo velocemente queste due parole. Mini pubblico, dice, che vuol dire? Semplice, vuol dire una società in piccolo, no? Una società in scala. Perché? Perché chi partecipa a questo tipo di processo partecipativo, l'assemblea dei cittadini, è un gruppo di cittadini che sono scelti come? A sorte. Estratti a sorte, sono un gruppo di cittadini sorteggiati come? In modo rappresentativo, cioè in modo da rappresentare da un punto di vista statistico la società a cui appartengono. Differentemente dagli altri processi partecipativi che si basano sul concetto dell'autoselezione, cioè io partecipo se voglio partecipare, vedo un manifesto, vieni in piazza, sì, vengo. Va bene? Questo processo invece sceglie un altro metodo, sceglie il metodo del cosiddetto campionamento casuale statistico, quindi sorteggio statistico. Quali sono i benefici? Sono due sostanzialmente. Il sorteggio, il campionamento casuale, cosa fa? Va a prendere anche persone che diversamente non si sarebbero mai sognate magari di partecipare. Perché? Perché un conto è vedere passare per strada e vedere un manifesto che ti invita genericamente, invita te ma tutti gli altri a partecipare. Un conto è se ti arriva a casa una lettera, magari firmata anche dal sindaco o insomma a nome del Parlamento, del governo regionale, nazionale, col tuo nome. Mario Rossi, vogliamo te, vogliamo proprio te. È stato provato, insomma, non ci vuole tanto a capirlo, che l'impatto è totalmente differente. Quindi l'incentivo a partecipare è molto di più. Ed è proprio di questo che abbiamo bisogno oggi, come diceva oggi lui, un incentivo a partecipare. Quindi statisticamente partecipano molto più persone, soprattutto partecipa chi diversamente, appunto, non si sarebbe mai sognato di partecipare. E questo ha a che fare appunto con il sorteggio. Ma come vi dicevo, il sorteggio è statistico. Quindi si vuole far sì che questo gruppo di cittadini alla fine rappresenti la società cui fa parte, come da un punto di vista di genere, quindi con un bilanciamento pressoché 50-50 tra uomini e donne, una rappresentatività per fasce di età, una rappresentatività per zone di residenza e generalmente anche per livello di istruzione. Allora, questo perché è importante? Perché noi chiamiamo le nostre democrazie democrazie rappresentative, no? Democrazia rappresentativa elettiva, questo è il nome che noi gli diamo. Però non riflettiamo mai sul fatto che ciò di cui spesso ci lamentiamo è che i nostri organi democratici, ad esempio i parlamenti, che sono quelli che noi eleggiamo, sono spesso scarsamente rappresentativi. E quindi perché le donne, perché pochi giovani, e perché c'è troppi laureati, perché questo? Perché noi confondiamo due concetti, la rappresentatività con la rappresentanza. Le nostre democrazie si fondano sul concetto di rappresentanza, cioè io eletto rappresento te, elettore, che mi dai un incarico di andare lì e fare in qualche modo i tuoi interessi. Questa è la rappresentanza. La rappresentatività vuol dire fare una foto, un disegno statistico, appunto, di quella che è la società. Quindi i nostri organi elettivi sono rappresentanti, perché sta nel concetto stesso di come abbiamo ideato, no? la nostra democrazia fino a qui, sono scarsamente rappresentativi. Questo è un dato di fatto, non te lo dica io. Lo scopo di usare il sorteggio statistico per comporre questo strumento partecipativo all'Assemblea dei cittadini è quello di avere anche degli organi rappresentativi. Diciamo, la peculiarità di questo strumento partecipativo non si esaurisce su questo concetto del chi partecipa, ma anche del come partecipa. Non vorrei dilungarmi con questa risposta, quindi affrontiamo in un altro momento magari? Ok, grazie. Allora, in Italia invece sta trovando riscontro sia perché partecipate attivamente, sia perché aiutate questo strumento in due casi, Bologna e Bulsi, che sono due casi molto differenti, perché Bologna è una grande città, Bulsi è un paesino molto piccolo d'Italia. Quindi quali sono le differenze tra le due e soprattutto viene creata un'assemblea dei cittadini estratti a sorte a Bologna perché? E viene creata un'assemblea dei cittadini estratti a sorte a Bulsi perché?
Allora, come vi dicevo, lo strumento sta avendo grande diffusione a livello mondiale, in Europa molto, perché ovviamente dove si diffonde? In Occidente. Perché in Occidente? Perché in Occidente è dove si è affermata la democrazia. È ovvio che questo, essendo un surplus di democrazia, ok, si afferma laddove la democrazia già c'è. È ovvio che non parta dalla Cina, no? E poi magari però so che c'è una domanda sul mondo, quindi rimaniamo in Italia. Quello che noi stiamo facendo, la nostra associazione Siamo Prossima Democrazia, è quello di portare appunto questo strumento anche qua in Italia, e al momento siamo riusciti a farlo sostanzialmente in 4 comuni. Siamo giovanissimi, siamo nati a dicembre dell'anno scorso. E questi comuni sono Susa, che è in provincia di Torino, Milano, Bologna e appunto questo piccolissimo comune della provincia di Sassari che si chiama Bulsi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo aiutato i comuni con i quali diciamo ci siamo interfacciati a portare lo strumento partecipativo nel comune, quindi a istituirlo, quindi a metterlo nello statuto, a crearne un regolamento ad hoc che lo disciplini, così come avviene per il referendum, per gli altri strumenti partecipativi appunto. Questo è successo a Susa, è successo a Milano. A Bologna diciamo hanno fatto il passo in più, perché l'hanno messo in statuto, ne hanno fatto un regolamento e adesso a settembre, tra settembre e ottobre, partirà di fatto la prima assemblea dei cittadini della città di Bologna, che si occuperà del tema centrale ormai da qualche anno, ovvero della protezione del clima, cioè come poter vivere in una città migliore da un punto di vista climatico, ecosostenibile, su questi temi, che è un tema peraltro su cui tantissime assemblee dei cittadini a livello locale, cittadino, regionale e statale si sono tenute negli ultimi anni. E i motivi ovviamente non sto a dirlo, perché è evidente, è un po' la sfida di questi tempi. Quindi in questi paesi qua, in queste città qui, in questi comuni qua, l'assemblea dei cittadini è semplicemente uno strumento previsto dallo statuto che può essere attivato dal consiglio comunale su richiesta dei cittadini con raccolta firme, oppure dai consigli di quartiere. Quindi come qualsiasi altro strumento partecipativo. A Bulsi invece, in questo piccolo comune, l'assemblea, che è già in corso da alcuni mesi, affronta un altro tema, ovvero come far sopravvivere un piccolo borgo di 600 persone, poco meno, all'avanzare dei tempi, allo spopolamento. Il fatto che tante persone ormai stanno andando via progressivamente da Bulsi per raggiungere magari la vicina Sassari, che è un destino che accomuna tanti altri borghi. Quindi ecco, in questo caso il tema dell'assemblea è questo qua. Allora, poi soprattutto questa assemblea può essere utilizzata sia per enti locali, enti piccoli, ma comunque, cioè, mi hai detto molto, molto candidamente che avete un progetto, sempre con l'assemblea dei cittadini, per riformare la legge elettorale e delle parti di Costituzione, visto che ci sono dei tentativi di referendum costituzionale, poi alcuni sono andati bene, alcuni sono andati meno bene, però che il cittadino sia anche dentro alla modifica della Costituzione sarebbe molto positivo. Quindi ti faccio questa domanda e mi rispondi. Sì, esatto, come vi dicevo, questo strumento può essere adottato e applicato a qualsiasi livello amministrativo, dalla città alla regione, allo Stato, ed è così appunto laddove esiste. Quello che ha detto lui sicuramente sarà sembrato una cosa strana a molti, però quello che vi dico è che assemblea dei cittadini a livello nazionale per riflettere, ragionare e fare proposte sulla riforma della Costituzione e della legge elettorale si sono già tenute in Canada nel 2004 e nel 2007, in Irlanda nel 2013, in Islanda nel 2012 e in Mongolia nel 2017. Questo ci tengo sempre a dirlo perché appunto, come vi dicevo prima, soprattutto si tratta di esperienze nell'Occidente, ma come vedete non soltanto. La Mongolia lo dico perché spesso non se ne parla, però per la posizione in cui si trova, stretta tra Russia e Cina, è uno stato piuttosto democratico, piuttosto occidentale come sistema istituzionale. E, la nostra, diciamo, l'idea che è venuta fuori come progetto della nostra associazione, tra l'altro supportata da un famoso costituzionalista italiano, è quello di diciamo, emulare questo schema.
Perché? Perché abbiamo visto che durante questa ultima campagna elettorale poi c'è stato un po' di... è tornato fuori, no? L'idea di riformare la Costituzione, in particolare per quanto riguarda l'ordinamento dello Stato. La riforma della legge elettorale, vabbè, manco a parlarne, insomma, è sulla bocca di tutti, anche se tutti non fanno niente, quindi... E quali sono i motivi? Vabbè, i motivi sono che sostanzialmente della necessità di una riforma dell'ordinamento dello Stato, così come della legge elettorale, ne parlano tutti. Le riforme ci sono state negli ultimi 30 anni, fatte ovviamente dai partiti e dal Parlamento, così come è previsto, non è che abbiano soddisfatto molti. Se noi consideriamo la quantità anche di riforme che sono state fatte o non fatte, perché ci sono anche le riforme non fatte, penso alla riforma Renzi-Boschi, penso alle due bicamerali, ultimamente si sta riproponendo una bicamerale, no? Le due precedenti che ci sono state sono state un fallimento. Ma anche le riforme fatte, come ad esempio l'ultima, il taglio del numero dei parlamentari, oppure il famoso titolo quinto, la riforma del titolo quinto della Costituzione, sono riforme approvate il giorno dopo criticate, se non criticatissime. Verrebbe anche a dire, ma perché le avete fatte, no? Quindi, tenendo in considerazione questo, tenendo in considerazione i precedenti di assemblee cittadine su questi temi, tenendo in considerazione che uno degli ultimi sondaggi, non mi ricordo, che chiedeva qual è il grado di fiducia dei cittadini italiani nella politica, cioè crede nella politica, il dato della non fiducia o scarsa fiducia era pari all'83%. Bene, quindi proviamo a fare le cose in modo diverso e proviamo a non avere soltanto una costituente nuova, ma una costituente anche innovativa. Fermo restando ovviamente che l'assemblea dei cittadini non hanno mai, almeno qui da noi nel nostro ordinamento, un potere decisionale di ultima istanza, cioè nel senso ciò che l'assemblea dei cittadini produce va sempre poi in mano all'organo elettivo, quindi se siamo in un comune al consiglio, se siamo a livello nazionale al Parlamento, e questo è successo qui e succede ovunque le assemblee ci siano, ecco. E invece ti volevo chiedere espressamente, nel mondo che utilizzo hanno fatto con l'assemblea dei cittadini, cioè come sono state utilizzate, per quali riforme, per quali referendum, per quali idee, diciamo. Faccio un piccolo richiamo alla campagna elettorale, però senza parlare di campagna elettorale. No, guardo lo sguardo preoccupato. No, davvero no. In realtà non c'è neanche bisogno di fare riferimento alla campagna elettorale. Allora, quando i nostri politici, insomma, parlano di Italia, 99 su 10 cosa fanno? Ci mettono in paragone con chi? Francia e Germania. Parliamo di economia, Francia e Germania, infrastruttura, Francia e la Germania, energia, la Francia e la Germania. Benissimo. Allora, parliamo di democrazia deliberativa, assemblea dei cittadini. La Francia e la Germania. Francia e la Germania sono stati che negli ultimi 3 anni hanno investito una quantità di soldi in assemblea dei cittadini e fatto un numero di assemblee dei cittadini superiore probabilmente a qualsiasi altro stato occidentale. Brevissimamente, la Francia nel 19, per volontà del presidente Macron, ha fatto un'assemblea dei cittadini su appunto il clima nazionale, un grandissimo processo che si è chiamato Convention citoyenne pour le climat, quindi Convenzione cittadina per il clima, che tra l'altro è stata l'assemblea dei cittadini maggiormente finanziata al mondo nella storia, 5 milioni di euro, un processo enorme, 150 cittadini francesi, scelti appunto come vi dicevo, sorteggiati in modo rappresentativo da tutta la Francia, hanno lavorato per 9 mesi. Ma non soltanto, in moltissime regioni francesi e città francesi ci sono state e sono tuttora in corso assemblee dei cittadini su vari temi. In Germania a livello nazionale ne hanno fatte 3, sul clima, sul ruolo della Germania nel mondo, questo è interessante, e ancora più interessante su come innovare e potenziare la democrazia. Interessante perché è proprio ciò di cui stiamo parlando. E anche in Germania, similmente, in vari stati, in vari Länder, in varie regioni e in varie città, addirittura in una città, Aquisgrana, questo poi magari dopo penso ci sarà una domanda, l'assemblea dei cittadini è diventata un'istituzione, ma di questo poi magari vi dico. Quindi appunto Francia e Germania. Ma dirò di più, appunto facendo riferimento alla campagna elettorale, a volte
una parte dice dell'altra, no? Votate noi perché altrimenti, cioè con noi rimanete nel quadro dei grandi, no? Dell'Europa che conta, di Francia e di Germania. Se votate l'altra parte, andate con la Polonia e l'Ungheria. Ebbene, incredibilmente, cioè, noi siamo indietro anche rispetto alla Polonia e all'Ungheria, perché la Polonia, e sono anni, dal 2012, che ha varie città in cui si tengono assemblee dei cittadini, Danzica, Lublino, Wroclaw, Poznan, e addirittura in Ungheria, a Budapest, nel 2020, c'è stata proprio un'assemblea dei cittadini su, come Bologna, questioni climatiche legate alla qualità dell'aria, del vivere in modo ecosostenibile. Quindi ecco, siamo abbastanza indietro. Quello che dicevo prima su Aquisgrana, cos'è che differenzia quindi l'assemblea dei cittadini come processo partecipativo, la sua potenzialità? Non è soltanto quello che vi dicevo prima, cioè come si selezionano le persone, sorteggio rappresentativo, perché è un incentivo a partecipare in più rispetto all'autoselezione. C'è anche il come si partecipa. E poi c'è questo fatto incredibile che l'assemblea dei cittadini è l'unico strumento partecipativo che, oltre a essere uno strumento e un processo partecipativo, in alcuni casi si è fatto istituzione, ovvero è stato istituzionalizzato. Allora, c'è uno Stato federato del Belgio e ci sono varie città, capitali europee, nessuno lo sa, questo è incredibile, Parigi, Lisbona, Bruxelles, Aquisgrana, che non è una capitale europea ma è una città tedesca, che hanno creato appunto un'istituzione accanto al consiglio comunale della città o accanto al parlamento regionale, come nel caso di questo stato belga. C'è un organo che è composto esattamente come si compongono le assemblee dei cittadini, cioè con un campione di cittadini estratto a sorte, rappresentativo in modo statistico della società, che con un rinnovo molto più frequente di quello degli organi elettivi, perché si rinnova a seconda delle esperienze tra i 6 e i 18 mesi, quindi al massimo ciascun cittadino sta in carica un anno e mezzo, 18 mesi, affiancano e coadiuvano il lavoro degli organi eletti, generalmente dando indicazioni di quali siano le tematiche più importanti per la comunità, indicando su quali temi magari si dovrebbe tenere un'assemblea dei cittadini proprio specifica per ragionare più attentamente su quei temi, su quel tema. In alcuni casi hanno, diciamo, la possibilità anche di decidere come spendere i soldi, quindi facendo un po' le veci del bilancio partecipativo. Quindi vale funzione a seconda di caso a caso. Però ecco, questa è la cosa importante, che da strumento di partecipazione si sono fatte istituzioni, quindi c'è stata un'evoluzione. Per me, perché forse non l'hai citato, comunque le persone, poi spiegherai questo, cioè le persone non è che sono estratte a sorte e stanno lì per dibattere tra di loro, ma vengono coadiuvate da esperti della materia. Esatto, e questa è la domanda sul come. Quindi l'assemblea dei cittadini è uno strumento partecipativo che si differenzia dagli altri, che ha la sua potenzialità nel chi, quindi appunto campione rappresentativo in modo statistico, nel fatto che ha già fatto un salto di qualità verso l'istituzione, e poi nel come si partecipa. È un processo altamente strutturato, a volte si dice che la forma è sostanza, no? Ed è vero, perché come tu fai partecipare le persone ha un senso e fa emergere la potenzialità nelle persone. Cosa banalissima, le assemblee dei cittadini hanno, ogni assemblea si compone di vari incontri e di varie sessioni di lavoro, con momenti in plenaria, quindi dove sono tutti insieme, ma soprattutto con tantissimi momenti a gruppi di lavoro. E questi gruppi di lavoro sono fatti a tavoli rotondi. Perché rotondi? Perché la forma rotonda banalmente è quella che consente a tutti di guardarsi in faccia l'un con l'altro, di ascoltarsi, di favorire quindi l'ascolto e lo scambio reciproco. E ciascun tavolo ha un facilitatore professionista, quindi un moderatore, che facilita, fa sì che appunto tutti si ascoltino l'un con l'altro, non ci sia chi prevarica, tutti abbiano modo di esprimere la loro opinione. Quindi la forma è sostanza. Ma non soltanto, è un processo, vi dicevo, altamente strutturato, che ha delle fasi. La prima fase generalmente è quella della formazione, ovvero i cittadini si interfacciano e ascoltano esperti della materia di cui l'assemblea tratta, che sono scelti ovviamente da chi, diciamo, mette su l'assemblea, in modo da fornire un quadro quanto più esaustivo e bilanciato possibile della materia, perché sappiamo bene che noi diciamo esperti,
però gli esperti sono persone, quindi anche loro avranno sul tema delle proprie visioni, delle proprie posizioni, no? È giusto che tutte siano rappresentate. Questa è una fase. La fase che segue è la fase in cui i cittadini si interfacciano con i cosiddetti portatori di interesse. Quindi su quel tema ci sono movimenti, gruppi, comitati che hanno le loro idee, le loro posizioni. Ebbene, vanno e le espongono. E poi c'è un'altra fase fondamentale, che è quella in cui i cittadini e l'assemblea si interfacciano con i cittadini. Cioè con i loro concittadini che sono fuori dall'assemblea, vabbè, perché l'assemblea non può essere un arengo ateniese in cui ci siamo tutti, no? Però loro sono in qualche modo all'interno di una bolla, perché appunto hanno parlato con questi esperti, hanno parlato con i gruppi di interesse, hanno cominciato a capire la complessità, no, della tematica. Cosa fanno? Vanno in degli incontri aperti al pubblico e si interfacciano con i loro concittadini, perché magari gli spiegano il lavoro che stanno facendo, ricevono da loro dei feedback, no, dei commenti, delle idee, e questo serve ad arricchire il loro bagaglio. Per arrivare a cosa? Arrivare alla deliberazione. Quindi appunto ai tavoli di lavoro e poi in plenaria discutere, decidere, fare proposte, idee, e arrivare a appunto quello che è il punto finale, lo sfocio di un'assemblea, quello di emettere, diciamo, in qualche modo produrre un report in cui si contengono appunto proposte, idee sul tema affrontato, che viene poi, come vi dicevo prima, mandato appunto alle istituzioni. E l'altra cosa interessante sul come lavorano è che preferito sempre, si cerca di far sì che a queste proposte si approdi con il cosiddetto metodo del consenso. Cosa vuol dire? È banale, lo spiega la parola. Si cerca di far sì che le proposte che vengono contenute appunto nel report finale dell'Assemblea dei Cittadini siano proposte che ricevono il consenso, l'approvazione più o meno di tutta l'Assemblea. Ci può essere poche persone, diciamo su 100 persone, se ci sono 5 contrarie lo si scrive, questa è la proposta, è approvata al 95% dei cittadini. Però ecco, se ci sono proposte che magari hanno, non so, il 50, il 60% di consensi e il 40 no, magari le si mettono uguale, però insomma si sottolinea il fatto che c'è una grande divisione su questo punto. Prediligere il metodo del consenso cosa fa non prediligere? Il metodo del voto. Ma questo perché? Perché il voto è uno strumento divisivo. Cioè, nel momento in cui tu voti su questo tema, non so, ci sono 100 persone, 70 dicono di sì e 30 dicono di no. Quelle 30 hanno perso. E questo il voto fa. Ma nel senso, non è che lo dica io, è logico. E il perdere in qualche modo può creare, ecco, un po' di malumori. Ecco perché non si parte col fatto di dire mettiamo una proposta al voto. No, vediamo su questa proposta quanto consenso, parlando, discutendo, deliberando, si raggiunge. Il voto è l'estrema ratio. Comunque, utilizzare questo strumento è utile anche per riforme e soprattutto per referendum, come è stato utilizzato in Irlanda o da altre parti. Comunque, non essendo cariche elettive, cioè estratte a sorte, non rispondono a nessun interesse esterno che sia di interesse esterno dagli elettori, e quindi non di logiche di breve periodo. Quindi è anche interessante, soprattutto sul clima, perché è un argomento che deve andare a lungo periodo. Quindi esatto, appunto, una delle potenzialità dello strumento, come vi dicevo, è che innanzitutto, appunto, l'ho già detto, incentiva la partecipazione. Mi sono dimenticato di fare un esempio, secondo me è molto calzante. Fare il cittadino, fare il bravo cittadino, è un po' come fare il genitore. Cioè, nel senso, non si impara sui libri, no? Non c'è un manuale che ti insegna a fare il bravo genitore, così come non c'è un manuale che ti insegna a fare il bravo cittadino. Allora dice, come si fa a fare il bravo cittadino? Lo si fa facendolo. Cioè, come impari a essere genitore? Facendolo. Ti nasce il figlio, fai il genitore, impari a fare il genitore. Come si fa a fare il bravo cittadino? Facendo il cittadino. Quindi si tratta di mettere nelle condizioni i cittadini di poter in qualche modo, no, avere un ruolo attivo. E, ecco, volevo dire questa cosa, mi sono dimenticato la domanda. Scusa, qual era? La domanda era come deve essere utilizzato. Cioè, per le riforme. Sì, esatto. Allora, lo strumento si può adattare anche ad altri strumenti. Per esempio,
il budget partecipativo, il bilancio partecipativo, scusate, cioè cosa vuol dire? Il comune ha una somma da capire come spendere, e fa un processo partecipativo. Benissimo, questo processo partecipativo può essere fatto col metodo dell'assemblea dei cittadini. Semplicemente l'assemblea, anziché discutere di un tema, discuterà di come spendere quella cifra. Cosa che peraltro è stata fatta ad esempio a Viareggio, nella mia regione, nel 2020. E si lega appunto, si può legare ad altri strumenti di democrazia diretta, come il referendum. Questo ovviamente per decisione del decisore del decisore di ultima istanza, cioè l'organo eletto. Ad esempio in Irlanda, nel 2013-2014, l'Irlanda, sapete, è un paese molto cattolico, c'era però da riformare un po' il codice di famiglia, diciamo così. In Costituzione ancora la donna era vista accanto al focolare. E il Parlamento stesso e il governo decisero di affidare questo tema un po' spinoso appunto a un'assemblea dei cittadini, un'assemblea nazionale di 100 cittadini, e appunto lavorò e produsse il report, e tra le proposte contenute ce n'era una che caldeggiava il matrimonio egualitario. Il matrimonio egualitario vuol dire matrimonio omosessuale, sostanzialmente. Appunto, Irlanda, paese molto cattolico, il Parlamento si vide arrivare a questo report in cui l'Assemblea a grande maggioranza aveva espresso appunto il favore al matrimonio egualitario. Il Parlamento cosa decise? Decise: benissimo, questa proposta noi la mandiamo a referendum. Quindi c'è stato un referendum in Irlanda, e come forse sapete, perché il referendum è famoso, l'Assemblea dei cittadini no. Cioè, questo è interessante, perché il referendum c'è stato perché c'è stata l'assemblea, però dell'assemblea nessuno sa nulla, però del referendum ne hanno parlato tutti. Vabbè, il referendum approvò, anche quello a larga maggioranza, il matrimonio egualitario, e quindi oggi in Irlanda c'è il matrimonio egualitario. Ecco, fine. Lo strumento si presta a tantissimi temi. Temi di questo tipo, quindi le riforme etiche, le riforme che hanno a che fare... Perché? Perché sono riforme in cui non c'è un giusto e uno sbagliato, quindi è bene se la comunità tutta in qualche modo fa una riflessione e si trova una soluzione quanto più possibile condivisa. Lo stesso vale per le grandi riforme istituzionali, legge elettorale, si diceva prima. E poi ci sono le riforme di lungo periodo, no? Tipo la sfida climatica ambientale, come ripensare il nostro vivere, vivere in modo sostenibile, ambiente e economia, no? Cose difficili, sono sfide appunto di lungo periodo, perché si va a immaginare un mondo del super domani, e l'aiuto che questi strumenti danno è molto prezioso, perché come diceva appunto Gabriele, chi vi partecipa ha tutto l'interesse a impegnarsi al massimo per immaginare al meglio il proprio futuro di domani, perché appunto ha un mandato breve per appunto, vi dicevo prima, 6 mesi, massimo un anno e mezzo, e poi tornerà alla sua vita di prima. Ecco, con cosa si scontra l'ottica di lungo periodo di questo tipo di riforme nella invece politica elettorale? Con la visione di breve, medio termine che la politica elettorale ha, dovuta diciamo, alle logiche di campagna elettorale, che è, insomma, è insito, no? Ecco perché appunto peraltro negli ultimi anni le assemblee dei cittadini a tutti i livelli, dal nazionale al cittadino, sul tema climatico della transizione ecologica sono esplose, nonostante il Covid, perché all'inizio del Covid in tanti dissero: mamma mia, che succederà adesso, insomma, questo tipo di partecipazione avrà un freno, e invece no. L'esperienza francese, per esempio, che era in corso di questa grande assemblea a livello nazionale, ha continuato a fare gli incontri tra i cittadini online, e poi diciamo li ha conclusi di persona. E ci sono assemblee che addirittura si sono tenute interamente online. Ovviamente non è la stessa cosa, però insomma la tecnologia oggigiorno ci aiuta molto. Ad esempio in Danimarca l'assemblea dei cittadini nazionale sul clima è stata fatta interamente online in epoca pandemica. Ecco. Adesso è venuto il momento della domanda classica, che ovunque vai te la fanno, l'hanno fatta a Cappato, te la faccio anche a te. Ma te vuoi fare come i grillini della prima ora, l'uno vale uno? Eccoci, la tanto, guarda gli occhiali, ecco, la tanto domanda. La risposta è molto semplice.
molto semplice, però non so mai da dove partire. Allora, il problema del Movimento 5 Stelle... Oh, porca miseria, ho parlato di... Il telefonino è cascato, lui gli occhiali, dammi il telefono, grazie. Allora, è una visione di sistema. Io vi sto parlando di uno strumento di democrazia partecipativa che, come vi ho detto, a volte si è fatto istituzione, però sempre come a fianco di che cosa? Di istituzioni e di democrazia elettiva. Cioè sono due binari che scorrono in parallelo e che si sta vedendo, cioè la prassi sta vedendo, che vanno a rafforzare la democrazia in generale, quindi anche la fiducia nei confronti della democrazia, della politica. Sono due binari paralleli che si rafforzano l'uno con l'altro. Così funziona. Che cosa non funziona? Non funziona se tu prendi il cittadino e lo metti nel sistema attuale. Cioè, tu hai il sistema delle istituzioni elettive in cui c'è il protagonista è il politico eletto. Tu crei un sistema parallelo in cui il protagonista è il cittadino, così va bene. Se tu invece mantieni un sistema unico e ci metti dentro il cittadino, questo viene fagocitato, perché il sistema è più forte dell'attore, no? E questo è esattamente quello che è successo. Per non parlare poi del fatto che si parlava molto di democrazia diretta, ma vi ricordo che la democrazia diretta è sostanzialmente lo strumento del referendum, comunque è un tipo di democrazia in cui ci si esprime sempre comunque con un voto, che è una cosa sì, no, bianco-nero, no? Cioè, voglio dire, il referendum, voi andate a votare, votate sì o no. E qui si parla di un qualcosa di molto più complesso, cioè l'assemblea dei cittadini, vi ricordo, è uno strumento di democrazia partecipativa, deliberativa, cioè non ha a che fare con la democrazia diretta, si può unire, come vi dicevo prima, no? Cioè il responso di un'assemblea, se l'organo decisionale di ultima istanza lo decide, può andare a referendum, ma sono due cose diverse. E poi un'altra cosa, prima vi ho detto che spesso si fa confusione tra il concetto rappresentanza e rappresentatività. Si fa molta confusione anche tra altri due concetti, uguaglianza e equità. Allora, lo spiego con questo esempio. C'è un muro di 2 metri. Io sono alto 1,80 m e lui 1,20 m. È un'ipotesi. Cos'è l'uguaglianza? Allora, a me mi danno uno sgabello di 30 centimetri, va bene? Vado a 2,10 m, quindi supero il muro e vedo cosa c'è al di là del muro. A lui mi danno uno sgabello di 30 centimetri, perché siamo uguali, lo stesso sgabello, uguaglianza. Solamente che lui da 1,20 m va a 1,50 m e rimane 50 centimetri sotto il muro. Però siamo uguali, lo sgabello è lo stesso. Questa è l'uguaglianza. E c'è l'equità cos'è? Che a me, che sono alto 1,80 m, mi danno uno sgabello di 30 centimetri e vado 10 centimetri sopra il muro e vedo oltre il muro. A lui gli danno una scala di 90 centimetri e va 10 centimetri sopra il muro. A quel punto siamo uguali. Vediamo tutti e due sopra il muro alla stessa altezza. Questa è l'equità. Cosa voglio dire? Voglio dire che equità vuol dire mettere tutti nelle stesse condizioni di poter fare qualcosa, guardare oltre il muro o partecipare. In questo senso il sorteggio è equo, lo strumento equo per eccellenza, diceva anche il grande scrittore Tocqueville, Alexis Tocqueville, quando andò in America, dove già cose di questo tipo c'erano, ovviamente molto embrionali. Lui disse, il sorteggio è lo strumento più equo che ci sia perché dà a tutti la ragionevole speranza di poter servire la patria. Tra l'altro lui diceva anche, il sorteggio è una scuola civica gratuita e sempre aperta. Questo perché? Per quello che dicevo prima, perché se tu partecipi e sei invogliato a partecipare con questo sistema si crea in qualche modo un meccanismo virtuoso, no? Nel senso si rafforza anche lo spirito di appartenenza, eccetera. Quindi ecco, i due concetti di uguaglianza e equità è importante, perché se tu al politico che è nel suo sistema, che è alto 1,80 m, dai lo stesso sgabello del cittadino che è spaesato e che si ritrova in un sistema, il cittadino rimane appunto sotto il muro. Non so se mi sono spiegato, spero di sì. Faccio l'ultima domanda, poi lascio la parola al pubblico se vuole fare qualche domanda. Ti chiedo, i progetti futuri, gli impegni futuri, se ci sono richieste per altri comuni di impegni, oppure se si sta muovendo qualcosa alla Camera, visto che avete presentato la proposta di legge di iniziativa popolare.
Sì, allora noi come Prossima Democrazia, che siamo appunto un'associazione di promozione sociale, insieme a altre realtà abbiamo stato costituito un comitato che ha questo nome un po' così politici per caso, e che questo comitato cosa ha fatto? Ha redatto una proposta di legge, col supporto ovviamente di tecnici e di esperti. È una proposta di legge molto semplice che chiede che in Italia venga introdotto anche questo strumento di partecipazione all'assemblea dei cittadini a tutti i livelli, quindi a livello statale, a livello comunale e regionale. Uno strumento appunto attivabile, come dicevo prima, no? Non obbligatorio, cioè c'è la possibilità di attivarlo. E, quindi questa è una proposta di legge popolare che era stata fatta propria anche da alcuni parlamentari nella scorsa legislatura, poco prima, un mese prima che cadesse il governo e si sciogliessero le Camere. Quindi al momento la proposta è lì che giace e chissà quale sarà il suo destino per il momento. Noi come Prossima Democrazia, come associazione, adesso avremo un ruolo di, diciamo, di garanzia e osservazione esterno del processo che si comincerà a Bologna, dell'Assemblea Cittadini di Bologna. Abbiamo alcuni comuni con cui stiamo collaborando per portare le assemblee dei cittadini, in particolare Altamura, che è un comune in provincia di Bari, e due o tre comuni in Toscana, che vabbè, non sono comuni molto, molto noti, molto grandi. Uno in realtà è noto, però non, diciamo, per questioni legate alla campagna elettorale non ne faccio il nome, perché ho già fatto danni prima e quindi sto zitto. E ovviamente stiamo poi lavorando a questo progetto di Assemblea Nazionale sulle riforme, che è un progetto molto ambizioso, perché dato il momento stiamo, diciamo, nasce come progetto autofinanziato, cioè che cerca di organizzarlo dal basso, però ha un budget stratosferico, si parla di circa 500.000 euro, quindi come potete immaginare non sarà facile trovarli. Ma comunque abbiamo notato una cosa, che anche se non si arriverà a farlo, l'importante è che se ne parli, perché se se ne parla e se c'è qualcosa di cui parlare, comunque la cosa si diffonde e appunto se ne parla. Peraltro, appunto, essendo un progetto sostenuto da un famoso costituzionalista che scrive su quotidiani, a volte in TV, e altri accademici e giornalisti, appunto speriamo che possa avere comunque una eco mediatica, a prescindere dal fatto se raggiungeremo il budget per farlo o meno. Fermo restando che, finita la campagna elettorale, ci rivolgeremo magari anche al prossimo governo e al prossimo Parlamento per proporre appunto questo, come vi dicevo prima, come metodo non solo nuovo ma anche innovativo per una costituente. Domanda. Ci avete esposto tutti i pregi di questo sistema, ma qualche difetto ce l'avrà pure, perché io penso all'influenzabilità dell'opinione pubblica, no? Molto condizionata dai giornali, dai gruppi di pressione, dalle lobby. E in questo caso non è più semplice influenzare l'opinione pubblica? Ma allora, sì, dei difetti ce li ha sicuramente, come qualsiasi cosa umana, perché noi siamo imperfetti e quindi qualsiasi cosa noi facciamo è imperfetta. Ma allora, tenete conto di questa cosa qui. Per lo stesso motivo per cui la brevità del mandato porta alcuni benefici, e come vi dicevo prima, ad esempio il fatto di, non avendo interessi a breve termine, di poter tranquillamente con più facilità pensare a progetti di lungo termine. Ma un altro vantaggio è quello di diciamo non essere, che ci siano meno possibilità di essere toccati da logiche di questo tipo, logiche clientelari. Anche perché comunque si adottano delle contromisure, cioè ad esempio il comitato che, diciamo, gestisce l'assemblea e la coordina,
è molto, sono sempre molto categorici su eventuali, diciamo, sgarri. Siccome viene data la possibilità a tutti, sostanzialmente a tutte le idee, a tutte le voci, anche quando vi parlavo della fase dei gruppi di interesse, no, di portare la loro posizione davanti ai cittadini, qualora, nel senso, una di queste provasse a fare un po' gioco sporco, contattando magari i cittadini in modo privato, ecco, non pubblicamente, durante i lavori dell'assemblea, ovviamente, nel senso, il tale gruppo di interesse o chi per lui viene automaticamente estromesso dall'assemblea. La possibilità di essere in qualche modo corrotti c'è sempre, ma questo... No, corrotti, influenzati dall'opinione pubblica, non corrotti. Influenzati, diciamo... Dai grandi giornali, da... Ma allora, il punto è questo, però riguarda tutti, cioè, nel senso, allora, o decidiamo che a prendere decisioni sono pochissimi, oppure addirittura dei robot, che non possono essere influenzati perché programmati per non essere influenzati, ma se noi decidiamo di far da noi, di noi esseri umani, dobbiamo fare i conti con ciò che noi siamo. Però vi dico anche una cosa, le esperienze ci dicono che come lavora la mente umana messa in un determinato contesto, in un ambiente, non è lo stesso modo in cui lavora se presa singolarmente. Cioè, cosa voglio dire? Che spesso e volentieri succede questa cosa per cui un cittadino è in un certo modo, ragiona in un certo modo prima magari di cominciare l'esperienza dell'assemblea, mentre poi nel momento in cui si ritrova al tavolo con gli altri cittadini durante l'esperienza, in qualche modo cambia e matura il suo modo anche di interagire, interfacciarsi, affrontare certe determinate tematiche e affrontare appunto l'interessarsi alla cosa comune. Quindi sono esperienze che in qualche modo fanno cambiare un po' anche il modo di rapportarsi alla cosa comune da parte delle persone. Sì, diciamo che il fatto è che l'importante è provare, secondo me, a innovare la democrazia. Cioè, non è detto, tu non c'hai la bacchetta magica, voi non avete la bacchetta magica, però è uno strumento che magari può aiutare. C'è una partecipazione che ormai è ridotta ai minimi storici, quindi è sicuramente tra 2 settimane andremo a votare chi ci andrà e vedremo l'affluenza più bassa della storia della Repubblica. Come, e quindi questo è uno strumento. Però secondo me ci sono alcune criticità, come ha detto Lucio, ma credo che ci sono più vantaggi. Sì, ovviamente questo lo penso anch'io, se no non ero qui a parlarne. E, ripeto, le criticità ci sono in qualsiasi prodotto umano, va bene? Però ovviamente anch'io penso che ci siano più vantaggi che criticità, ma dirò di più, non è solo e soltanto che lo pensi io, nel senso, ce lo dicono un po' anche i dati. Tenete conto che diciamo, l'Assemblea dei cittadini esistono un po' come istituto di partecipazione vera e propria dal 2004, quindi ormai sono quasi 20 anni. Ci sono anche studi, appunto, c'è una letteratura, quella si chiama letteratura scientifica, no? su questi che li hanno studiati, li hanno analizzati. Poi in realtà già dagli anni 80 in America si facevano esperimenti e cose simili, però questo è stato un po' canonizzato dal 2004 con un'esperienza canadese. A proposito di America, voglio dire anche questo: c'era un filosofo americano che è morto qualche anno fa, John Dewey, che diceva, guardate, democrazia, stato attuale, tutto si evolve, però dove può evolvere? Un concetto come la democrazia non può evolvere su o giù, no, può evolvere verso il meno o verso il più, no? Quindi meno democrazia è un'ipotesi percorribilissima, perché rifletteteci un po', perché a volte noi siamo nella nostra bolla di Occidente, di democrazia, ma il mondo è pieno di non democrazie, oppure delle cosiddette democrazie illiberali. Democrazia illiberale è dove c'è lo schema, il guscio vuoto della democrazia, ma poi manca tanta polpa, ok? Così io a battuta dico sempre, le elezioni ci sono anche in Iran, eh?
Quindi cioè, l'elezione non fa democrazia. Democrazia è anche elezione, però attenti a non andare raso terra. Quindi John Dewey diceva meno democrazia è un'opzione, l'altra opzione è più democrazia. Come la facciamo più democrazia? Io oggi, nel senso, per me è imprescindibile che più democrazia debba voler dire più partecipazione consapevole, perché insomma questo mi sembra quello che emerge anche dai dati, banalmente dai sondaggi. E ci sono già tanti strumenti, dicevo prima, strumenti di partecipazione, referendum, la petizione, bilancio partecipativo, eccetera, eccetera. Questo strumento, secondo me, ha, dicevo prima, potenzialità in più, quantomeno sui due concetti, il chi e il come, la selezione, eccetera, eccetera. No, non mi ripeto. E, ecco, si tratta di creare il nuovo binario e farle andare in parallelo. Grazie. Questo. No, e poi ma ci possiamo iscrivere a questa associazione? Sì. E come? E facciamo un'associazione per cittadini anche per lo sorello? Allora, con ordine, sì, dire che non è conosciuta è un eufemismo. Sì, sì, no, ma le assicuro che è in larga maggioranza. Grazie, mi fa piacere. Allora, oddio, le domande quali erano? Aspetti. Ah, gli incontri, sì. In giro. Allora. Certo, ma allora noi come associazione di promozione sociale nasciamo proprio con l'obiettivo di diffondere questo strumento, quindi il primo modo per diffonderlo è andare in giro a parlarne, come sto facendo io qui. Ieri l'altro ero al municipio 7 di Milano, dove il municipio aveva organizzato un incontro su questo tema e il tema di altri strumenti partecipativi. Siamo, il sito è www.prossimademocrazia.it, molto semplice, e vedete che i soci fondatori, siamo sparsi un po' in tutta Italia, Sassari, Firenze, Milano, Roma, Napoli, e questo proprio perché appunto cerchiamo di fare quello che diceva lei, insomma andare in giro a parlarne dal piccolo borgo, questo paese, provincia di Sassari, vi dicevo Bulsi, alla grande città, appunto per l'altro ero a Milano. E a iscriversi all'associazione si può assolutamente, perché è un'associazione aperta all'adesione di enti pubblici, ad esempio il comune di Altamura, vi dicevo, ha aderito, stiamo collaborando con lui, anche di enti privati, perché comunque che vogliono supportare l'idea perché ci credono, e di privati cittadini. L'adesione sono 10 euro, quindi lo dico anche così, parlo pane, vino e vino, è una cosa più simbolica che altro, proprio perché crediamo nella potenzialità di partecipare. Tra l'altro tra un mesetto avremo un'assemblea di tutti i soci, quindi se lo diventate poi ci rivediamo online, perché insomma, essendo una cosa nazionale. E, sì, ho risposto a tutto, credo di sì. Comunque grazie. Ah, ovviamente se volete fare qualcosa su Vasanello, insomma, noi ci siamo, ecco, a supportarlo. Sì, sono Angelo Bini, vengo da Vallerano e sono un comunista. Mi piace giocare a carte scoperte. L'iniziativa che promuove la partecipazione è lodevole, ma secondo me non c'è in Italia un problema di democrazia. Noi abbiamo la Costituzione la più bella del mondo, la più democratica. Io sono un esempio, io sono stato un insegnante comunista, insegnavo ragioneria, a scuola ho parlato di economia, di Unione Sovietica, di comunismo, nessuno mi ha mai ripreso i presidi. Quindi noi abbiamo in Italia una libertà enorme, che noi siamo l'esempio. Per esempio, se l'Ucraina avesse seguito il metodo Alto Adige, il metodo italiano nel rapporto con le minoranze, oggi non ci sarebbe la guerra, la Russia non avrebbe fatto una guerra per liberare il Donbass, per difendere i russofoni perseguitati e assassinati nel Donbass dal 2014 dai nazisti ucraini. Quindi la nostra libertà è enorme, siamo secondo me
il paese più libero e più democratico del mondo. Il problema qual è? Il problema è che oggi nell'agone politico, nel Parlamento, non c'è più la sinistra. Per questo tanti, cioè chi non vota è di sinistra praticamente. Quindi si tratta di riattivare la sinistra. Ma come riattivarla? Per riattivare la democrazia c'è, intendiamoci. Noi abbiamo la democrazia, la libertà garantite al 100%. Il problema è come riattivare la dialettica base tra lavoro e capitale. Cioè noi abbiamo oggi il 99%, il 100% dei deputati che difendono il capitale. No, tra l'altro chi ha creato questa dialettica è Davide Ricardo, un italiano che studiando, applicando la matematica e l'economia ha scoperto questa contrapposizione tra capitale e lavoro. Allora, il problema è che noi abbiamo i rappresentanti del capitale, che sono tutti i parlamentari oggi presenti in Parlamento, e mancano i rappresentanti del lavoro. Allora il problema è che i partiti di sinistra, se ancora esistono, per esempio io so che a Vasanello c'è un PD molto forte, devono attivare secondo me la riformazione del personale politico ai giovani. Io suggerisco una filiera, per esempio la suggerisco anche a voi, partire, l'input è questo, studiare François Quesnay, fisiocrazia, Davide Ricardo, teoria del valore lavoro, Antonio Gramsci, la formazione dell'uomo, e Gunnar Myrdal, la socialdemocrazia, l'origine del mondo del lavoro, del potere del lavoro che si è sviluppato democraticamente in Svezia. Se noi non diamo la cultura ai giovani di sinistra capace di contrapporsi, perché poi nei partiti di sinistra ce l'hanno pure i rappresentanti nel Parlamento, ma non erano preparati culturalmente, per cui siccome i rappresentanti del capitalismo si sono dimostrati culturalmente più preparati, e allora i rappresentanti dei lavoratori non sapevano più che pesci prendere e si sono convertiti anche loro al capitalismo. Lo stesso Landini, la stessa CGIL vogliono il capitalismo, non vogliono più il socialismo. Domanda un po' impegnativa, però se posso anticipare un attimo, il problema è che questa cosa, cioè chi non va a votare non è solamente di sinistra, evitiamo no, questi cliché, cioè questo è un modello per far attivare tutti, non sinistra, destra, cioè... Sì, ma poi dentro i consigli ci sarà destra e sinistra. Sì, ma non è questo il punto. C'è il consiglio comunale, che bisogno c'è del consiglio di cittadini? Ma appunto, perché vanno di pari passo. Quelli sono eletti dal popolo, quelli sono sorteggiati, sono due cose diverse, sono due binari differenti. Poi, no, come strumento va bene, ma poi i contenuti. I contenuti sono di lungo periodo, appunto, come ha detto Samuele. Se non sei preparato culturalmente, dove vai? Che vai a fare? Gli dice, mi serve ristorare il bottino, devo mettere l'arbolo lì di là. Ma poi parliamoci chiaro, cioè tutto viene dall'economia. Cioè qui adesso c'è il problema delle nocciole. Non esiste un consorzio, per esempio, un consorzio a livello nazionale per risarcire i contadini dei danni che subiscono in periodo di crisi. Sì, ma... Cioè, secondo me no. Cioè, secondo me non... la domanda... Grazie per la domanda, anche se ovviamente è una domanda molto impegnativa, molto... Non ho mai detto che... Allora, io non voglio assolutamente dire che non ci sia democrazia, né tantomeno che non ci sia libertà e altri concetti, perché poi voglio dire, no, la democrazia è un ecosistema, vuol dire tante cose. Quindi, lasciamo perdere la libertà. Le libertà certo che ci sono. C'è anche la democrazia inteso per come la intendiamo terra, ora passatemi l'espressione della serie, le elezioni, ci sono le elezioni, no? Si tengono regolarmente, quindi certo che c'è la democrazia, però c'è anche una crisi, ma non qui, cioè nel senso, cioè in tutte le democrazie evolute c'è una crisi. La crisi non è del sistema, ci sono le elezioni, c'è tutto, la crisi è culturale. Sì, ma allora partiamo da questo presupposto. Io, lei mi ha fatto una domanda e io le sto rispondendo, ma noi non ci troveremo d'accordo. Io parto, ve lo dico subito. Quindi parliamo, io rispondo. Però nel senso, la crisi, lei poi mi parla da un punto di vista, il fatto è questo, che lei dà ancora molto valore all'ideologia. Cioè lei considera l'ideologia come una cosa che vive. Non può parlare
parli di politica che non conosce l'economia, perché il rapporto è sempre il conflitto tra capitale e lavoro, è inutile che ci giriamo un po'. Sì, ma scusi, ma di economia chi ne capisce? Cioè, nel senso, gli eletti... Sì, ma questo vale per tutti. Lo capisci che le studia. Comunque, il concetto fondamentale è che la sua cioè abbiamo due strutture mentali diverse, quindi su questo non ci possiamo incontrare. Cioè, lei pensa in un mondo ancora in cui l'ideologia ha una sua idea, la cultura. Lasciamo perdere questa parola. Se lei mi registra dicendo io sono comunista e mi parla del fatto che mancano ideologie. Se noi aboliamo l'ideologia, aboliamo le idee. Ma nessuno dice che va abolita l'ideologia. Ma io non sto accusando, io ho detto che lei mi parla con questo sistema, non sto dicendo che non sia valido. Io sto dicendo che evidentemente l'ideologia dopo il crollo del muro di Berlino e quindi non ha più quel ruolo determinante nella politica. No, 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 evidentemente no. Però nel senso, io qui le sto parlando di altro in qualche modo, cioè parliamo proprio di un altro sistema. So come dirlo. Vabbè, ma poi siete riformatori che non riformano niente. Ah, questo lo lascio libero di pensare. Sì, però. Io non penso questo. Però... Posso? Sì, sì. Scusate, io ringrazio sia il nostro ospite sia chi è intervenuto. E adesso ognuno tenta la via delle riforme che pensa migliore o più idonea. Accusarlo che non riformano nulla mi sembra eccessivo. La visione di un mondo contrapposto tra capitale e lavoro è una visione marxista che dopo va bene, però cioè la stessa accusa di riforma. Una volta chi non aveva cultura era ben accetto nella sinistra, adesso se l'elite uno deve studiare economia prima di definirsi di sinistra, a me dispiace perché prima le masse incolte facevano parte in quel modo del nostro popolo. Comunque ognuno tenta la strada delle riforme che ritiene più opportuna, più idonea, che maggiormente si avvicina al suo modo di essere e di pensare. Adesso siamo in democrazia e libertà, ogni modo, ogni strumento, finché è in questi binari, è più che lecito. E naturalmente ringrazio, concludiamo, no? Ringrazio Samuele di essere intervenuto. E come ha detto Saverio ci ha illustrato una tematica che diciamo che non è proprio mainstream che è di nicchia, che è molto importante, e mi scuso per la poca ospitalità perché di solito siamo molto più ospitali e ti aspettiamo la prossima volta. Adesso siamo tutti impegnati in questo nostro piccolo festival e diventa un problema. Se ci verrai a trovare insieme naturalmente al tuo compagno che ti accompagna, saremo essere molto più ospitali. E concludendo voglio anche ringraziare naturalmente tutti voi che siete intervenuti e anche un ringraziamento particolare a Gabriele, che Gabriele ci trova sempre questi argomenti, che non ha solo la capacità di trovarci sempre questi argomenti particolari e interessantissimi, di cui la maggior parte di noi preso da mille occupazioni o non riesce a seguire, ma c'è anche la costanza e l'impegno come una piccola goccia sulla pietra a continuare a insistere, a tirarci per la giacchetta o la camicia finché non facciamo questi incontri. E io lo ringrazio doppiamente perché sfida la mia pigrizia e la nostra pigrizia. Grazie Gabriele. E poi va bene. Sì, naturalmente ringraziamo il Comune di Vasanello che ci ha dato il patrocinio e ringraziamo anche le associazioni che hanno promosso questo festival, che è il Circolo Arci La Poderosa di Vasanello e l'Associazione di Promozione Sociale Unisco. E vi do appuntamento a più tardi, che ci sarà il concerto di Remiccia e poi chi vuole il prossimo incontro ci sarà domani, dove ospiteremo Stefano Fassina. Grazie a tutti.